un padre gesuita americano che ha fatto un lavoro proprio sulle origini della tradizione quindi cristiana e celtica in Irlanda, partendo dall'evangelizzazione di San Patrizio e praticamente documentando storicamente ogni fatto significativo è arrivato alla conclusione che la terra dei Celti è quella che meglio poi ha incarnato un autentico cristianesimo. Cioè, quindi non Perché c'è un c'erano già dei conflitto. punti di contatto, c'era già ad esempio un aspetto mistico che comunque univa le due culture, quindi c'è stata una fusione poi più facile che altrove. Quindi è un libro secondo me di fondamentale importanza per capire proprio anche, diciamo, anche le nostre origini. Ecco, Timothy Joyce, Cristianità Celtica, come mai ha deciso di pubblicarlo? E perché a me è piaciuto molto quando mi era capitato durante una fiera di trovare il libro in versione inglese, americana, vi ho colto a mio avviso un testo che poteva portare molta chiarezza, molta luce, in un contesto storico che a volte viene forse sviluppato un po' in maniera troppo così approssimativa.